La pelle di un rettile forma una guaina protettiva resistente ed asciutta, che serve ad evitare che l'interno del corpo si disidrati. Su un serpente o su una lucertola, come su quasi tutti i rettili, il rivestimento è formato da una serie di scaglie separate. Anche le tartarughe hanno le scaglie, ma sopra di esse hanno anche un guscio formato da placche dure che sono collegate allo scheletro. I rettili sono animali a sangue freddo, quindi non possono vivere in regioni troppo fredde, ma se ne possono trovare in quasi tutti gli altri tipi di ambiente. Il tenace rivestimento del loro corpo permette ai rettili di vivere anche in ambienti molto secchi, ma alcuni, come i coccodrilli e gli alligatori, si trovano sempre vicino all'acqua. Passano un po' del tempo all'asciutto scaldandosi al sole e poi, per evitare di surriscaldarsi, vanno in acqua. Ci sono perfino alcuni rettili che vivono nel mare. Quasi tutti si riproducono deponendo le uova, quasi sempre sulla terraferma. Le uova hanno un guscio robusto, impermeabile, che ne evita la disidratazione. Quando queste si rompono, i piccoli devono sopravvivere senza alcun aiuto dei loro genitori. A differenza degli anfibi, i rettili respirano aria fin dall'inizio della loro vita. Tutti i rettili sono forniti di polmoni, più efficienti di quelli degli anfibi. Il cuore di un rettile è ancora più complesso e compie una grossa fatica per pompare il sangue ossigenato in ogni parte del corpo. I rettili sono i più complessi fra gli animali a sangue freddo con spina dorsale. In qualche modo il loro corpo è molto simile a quello di un uccello. Gli uccelli costituiscono un altro gruppo di vertebrati. Naturalmente, a differenza dei rettili, essi sono a sangue caldo e i loro corpi sono adattati in molti modi per dare a questi animali la capacità di volare. Gli uccelli sono gli unici animali con le piume e quando un uccello vola, le piume delle ali formano una larga superficie che si oppone all'aria e manda avanti l'uccello. Gli uccelli sono capaci di vivere in quasi tutti i tipi di ambiente sulla Terra. Alcuni di essi si trovano quasi sempre sulla Terra, mentre altri vivono più frequentemente sugli alberi. Molti, ancora, stanno bene in un ambiente acquatico. E siccome sono a sangue caldo, gli uccelli possono vivere anche in climi molto freddi. I pinguini vivono nelle zone più fredde dell'emisfero sud, anche sul continente antartico. Ma non sempre gli uccelli si riproducono depositando le uova nei luoghi in cui vivono. Quasi tutti controllano le loro uova e le mantengono calde finché non si schiudono. E quasi tutti i piccoli uccelli sono allevati dai loro genitori. Gli uccelli formano uno dei due gruppi di vertebrati a sangue caldo. L'altro è quello costituito dai mammiferi. Tutti i piccoli mammiferi ricevono aiuto e protezione da almeno uno dei genitori. Il primo cibo di cui si nutrono è il latte prodotto dalle ghiandole mammarie delle loro madri. Quasi tutti i mammiferi nascono direttamente dal corpo della madre, ma ci sono poche specie, come l'ornitorinco, che nascono dalle uova. Ci sono molti tipi diversi di mammiferi e l'uno o l'altro di questi può essere trovato in quasi ogni ambiente della Terra. Per lo più i mammiferi sono animali terrestri, ma alcuni sono particolarmente bene equipaggiati per la vita in acqua. I delfini e i loro più stretti parenti, le focene e le balene, sono talvolta scambiate per pesci a motivo della loro forma, ma essi, come tutti i mammiferi, hanno i polmoni e non le branchie. Questo significa che ricavano l'ossigeno dall'aria, quindi devono andare in superficie per respirare. Ci sono altri mammiferi che erroneamente vengono considerati uccelli, ma anche se un pipistrello può volare, può essere riconosciuto come un mammifero perché ha i peli invece delle piume. Quasi tutti i mammiferi hanno almeno qualche pelo sul loro corpo.
che ha una struttura particolarmente complicata, con un cuore e con i polmoni molto efficienti. E molti di essi hanno anche un cervello molto complesso e un sistema nervoso. Quelli forniti di cervello più sviluppato si chiamano primati, comprendono le scimmie antropomorfe e l'uomo. Insomma, ci sono molti tipi di mammiferi, diversi fra loro per dimensioni e forma, ma all'interno del corpo, in ogni tipo, c'è uno scheletro con una spina dorsale. È questa la caratteristica che hanno in comune con tutti gli altri animali che classifichiamo come vertebrati. Ogni specie di vertebrati ha le sue proprie, particolari caratteristiche e quindi ognuna di esse è ben attrezzata per il suo proprio genere di vita in un ambiente specifico.